Buondì buona gente, sono Luigi in arte Lusio e benvenuti ad una nuova recensione. Stavolta ritorno a quello che ormai avrete capito è uno dei miei autori preferiti in assoluto. Sto parlando di Pier Vittorio Tondelli e questo che ho in mano è l'ultimo libro che ho qui, che ho letto. L'ho acquistato durante il Black Friday e sì, okay, sì, mi presento dopo un bel po' di tempo con la recensione, però comprendetemi, ho avuto pure il mio bel da fare in questi ultimi mesi e ce l'ho tuttora. Alla fine comunque, bando alle ciance e ciancio alle bande, ecco a voi Dinner Party di Pier Vittorio Tondelli, l'unico testo teatrale di Pier Vittorio Tondelli, quindi doppiamente desideroso di leggerlo, non solo perché è di Tondelli, ma anche perché è un testo teatrale. Quindi iniziamo a parlarvi un po' di ciò che tratta come posso dire, questa tragicommedia in due atti. Allora, immaginate una cena tra amici, la sera dell'11 luglio 1982, data storica per chi magari lo sa. La partita Italia-Germania della finale dei mondiali di calcio. Ambientazione al centro di Roma, in casa Oldofredi. I partecipanti a questa cena sono Goffredo, detto Fredo, avvocato e manager, sua moglie Giulia, una modella, il fratello minore di Goffredo, Manfredi, detto Didi, uno scrittore con problemi di alcol, Alberto, un amico e protetto di Fredo, Mavi, una editor. Mavi, l'adoro, l'ho adorata, straordinaria. Miglior personaggio di sempre. E Tommy Trengrove, un vecchio amico di famiglia degli Oldofredi, da poco rientrato in Europa e dedicatario della cena. Quella che sembra essere una semplice e spensierata cena organizzata per stare in compagnia, per festeggiare il ritorno di un amico, però si rivela essere un campo minato, dove ogni esplosione viene coperta dalle urla di gioia dei tifosi ad ogni gol realizzato dall'Italia. E sotto le ceneri di una borghesia intellettualizzata, e il bello è che non si tratta nemmeno di falso intellettualismo come uno si aspetterebbe, ma di una vera e propria competenza artistica, bene, dicevo, sotto le ceneri di questa borghesia intellettualizzata ardono le braccia di sentimenti forti e tenuti sopiti troppo a lungo. Qualcosa che per certi versi, per chi lo comprende, può ricordare Teorema di Pierpaolo Pasolini. Quindi, nell'apparato stabile della famiglia Oldofredi emergono a poco le fratture che incrinano il rapporto coniugale tra Fredo e Giulia, così come i fallimenti letterari e carrieristici di Didi e la sempre più assillante presenza di Alberto, l'estraneo, all'interno della famiglia. A restare in piedi alla fine sarà solo chi avrà la forza di non lasciarsi trascinare giù dalle macerie della borghesia che crollano sotto i colpi che i suoi stessi esponenti le hanno inferto, come in un suicidio compiuto nel bel mezzo di un bel sogno. Bene, come vi dicevo, Dinner Party è l'unica opera teatrale di Pier Vittorio Tondelli, due atti e una fluidità che lo rende un piccolo gioiello dell'opera tondelliana, che per quanto abbracci i temi tradizionali dell'autore per quanto riguarda la polemica contro il perbenismo borghese, contro la tradizionalità del concetto di famiglia stabile o anche l'analisi attenta delle nuove correnti degli anni 70-80, risulta quasi una novità per la sua struttura, ma anche per il fatto che da un punto di vista cronologico questa risulta essere una delle prime opere dell'autore di Correggio. Prima di questo testo teatrale ci sono quello che comunque altri libertini che segnò il successo, l'entrata, il successo durante l'entrata in scena di Tondelli e poi Pao Pao, questo è stato il terzo, quindi stiamo parlando di quelli che sono ancora i germi di quelli che saranno i capisaldi della letteratura tondelliana. Bene. A predominare, soprattutto nel primo atto, nel lungo dialogo tra Didi e Mavi, mamma mia, Mavi è un personaggio riuscitissimo, se non il migliore in assoluto. Guardate come ve lo dico, ogni volta che dico il suo nome, Mavi, 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 mi esce lo zucchero filato di bocca. Ecco,
Bene, a predominare in questo, nel primo atto, dove c'è questo lungo dialogo tra i personaggi di Manfredi, Didi e Mavi, vediamo scontrarsi, come tante mode passeggere che vivono in contemporanea, i vari aspetti della cultura e della società dell'epoca, formata da movimenti artistici e architettonici, compreso anche il riferimento alla moda nell'ambito dell'abbigliamento, o anche le semplici correnti d'espressione anni 80, ma nei quali si può leggere anche un riferimento agli anni 60 e 70. E nonostante, come ho scritto sopra, vediamo vere competenze artistiche e non solo vuote, come ho detto sopra, nonostante vediamo vere competenze artistiche e non solo vuote parole, di una spocchiosa borghesia che si fa grande con quel poco che conosce, assistiamo comunque a scontri di concorrenti, per certi versi, in cui ognuno cerca di portare acqua al suo mulino, indicando il proprio partito come il migliore o al massimo come quello che meglio rappresenta quel determinato periodo storico. Come a dire, anche se esuliamo al di fuori della politica, c'è sempre l'eterna lotta tra chi ritiene la propria bandiera migliore di quella degli altri. Anche nella cultura ci si può ridurre a ciò. Ma in Dinner Party arriviamo a comprendere che non si tratta di un semplice modo di vedere l'arte e le sue rappresentazioni, quanto un vero e proprio giustificare o addirittura nascondere quelli che sono deficit e mancanze che, portate all'esterno, rischiano di distruggere non solo l'opinione che gli altri hanno di te, ma l'apparato stesso che mantiene insieme i rapporti familiari e di amicizia. E così, quella che doveva essere una semplice cena diventa un perverso gioco di occultamento e svelamento, in cui ombre pruriginose vanno a coprire il rapporto tra i due coniugi Oldofredi, l'esistenza stessa, del comune amico Alberto, l'incapacità non solo a lavorare, ma anche a vivere di Didi. Ma anche gli ospiti non è che ne escono tanto puliti alla fine, come Tommy, che sembra una delle origini di quello che è il peccato originale della famiglia Oldofredi, e anche l'enigmatica Annie, che non vi ho nominato, ma che è un personaggio tutto da scoprire, una sorta di attrice, tra virgolette, e in quanto tale un fantasma, una creatura che esiste solo nel suo non essere reale, a tratti pedina in questo gioco crudele, altre volte protagonista di una partita giocata da lei sola con la vita. Non possiamo non ravvisare in tutto ciò una feroce critica alla borghesia, figlia di quegli anni, e che sarebbe poi ritornata in altre opere successive dell'autore, come ad esempio Rimini. Ma qui Tondelli tenta ancora di salvare paradossalmente quello stato familiare contro cui ha infierito fino alla fine, regalando al pubblico, ai lettori e forse anche a se stesso, la speranza per un lieto fine che coincide in maniera simbolica con la vittoria dell'Italia ai mondiali, ad illuminare un futuro per una famiglia disastrata che è l'emblema di una società che rimane ancorata ai macchinari che la tengono in vita, con l'ostinazione che è propria dei disperati che chiedono solo di vivere. Non penso di poter dire altro, diciamo, ho ridotto proprio all'osso tutto quello che dovevo dire e ho cercato anche di non fare spoiler. Ci tengo a dare qualche piccola nota tecnica. Questo volumetto, sono circa 130 pagine, è arricchito da un'ampia nota al testo, scritta da Fulvio Panzeri, grazie al quale possiamo trovare l'intera evoluzione di Dinner Party nelle sue varie stesure e variazioni, dandoci uno spaccato interessante della tecnica di lavoro di Tondelli, cosa che mi ha fatto venire una gran voglia, di fare prima o poi un attento lavoro di analisi, e dell'intera opera di Tondelli, cioè analizzare i percorsi fatti, l'evoluzione che hanno avuto, cosa che ho già iniziato a mio modo leggendo, dopo aver letto L'Abbandono e rapportandola tutto agli altri romanzi, agli altri testi maggiori di Tondelli. Quindi, questo è un testo che assolutamente non può mancare nelle librerie degli estimatori di Pier Vittorio Tondelli e lo consiglio a tutti coloro che ritengono che il teatro è incapace di alcunché oggi come oggi perché il teatro è vecchio e sorpassato. A quelli che la pensano così, leggetevelo. Bene, non penso di poter dire altro, mi sono mantenuto pure
Molto nei termini che è un miracolo, e diciamocelo, quindi non voglio tergiversare ulteriormente, quindi spero che il video vi sia piaciuto, che la mia recensione possa esservi utile nel caso in cui abbiate voglia di qualche altro consiglio letterario. Se avete già letto quest'opera di Tondelli, lasciatemi un commento, parliamone, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina Facebook se volete, seguitemi su Instagram sempre se volete, se avete voglia di annoiarvi a morte, in altre parole, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!